Si chiama Domenico Morelli, ha solo 14 anni, ma ha già le idee chiare sulla società che ci circonda e sui meccanismi che la regolano. Dal mio punto di vista, tra crisi e raccomandazioni, è il titolo del suo libro, pubblicato da Falco Editore e presentato a Palazzo San Bernardino a Rossano in una sala rossa gremita. L'amore per la lettura, la valenza della formazione della meritocrazia in un mondo pieno di arrivismo e scorciatoie non sempre lecite, il duplice danno recato dalle raccomandazioni che producono effetti nefasti alla qualità produttiva e trasmettono una sensazione di ingiustizia irreversibile, sono stati i temi della serata, durante la quale sono intervenuti l'editore Michele Falco, l'assessore alle pubbliche istruzione e cultura del comune di Rossano Stella Pizzuti, il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Rossano Carlo Plastina e lo stesso autore. La crisi e la raccomandazione, a parer mio, sono solamente costruzioni mentali che, diciamo, nascono per poter giustificare un qualcosa. E ciò, credetemi, non è fantascienza, ma accade nella vita quotidiana. In questo libro si parla di varie cose, si parla di arrivismo, si parla di chi è vittima della raccomandazione altrui, di questa cosiddetta buona parola, come la definisci tu anche nel libro. Però alla fine che messaggio vuoi lanciare? È tutto così negativo o c'è comunque uno spiraglio? Beh, come diceva il presidente Kennedy, la crisi non è altro che un'opportunità dove vi è il pericolo oppure dove vi è uno spiraglio di luce. Ebbene, noi dobbiamo guardare verso questo spiraglio di luce, noi gli adulti, noi giovani, così da poter, diciamo, ricostruire dall'inizio questa società italiana che sta decadendo lentamente. Tuttavia possiamo ancora farcela. Il messaggio che voglio dare alla fine del libro, proprio scritto alla fine del libro, è che bisogna avere sempre la forza di volontà, perché con questa si può fare qualsiasi cosa, anche la più folle.